Barbara D'Urso, vacanze di Natale, ecco dove e con chi le passerà. Barbara D'Urso in ferie per Natale, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live parla delle sue vacanze. Sarà un dicembre senza dubbio un po' meno movimentato del solito senza l'amatissima Barbara D'Urso. La conduttrice è andata in ferie per le vacanze di Natale. Pomeriggio 5 e Domenica Live torneranno infatti in onda rispettivamente L8 e il 14 gennaio 2018. In ogni caso, il pubblico di Canale 5 non riesce a fare a meno della proprio beniamina. La dottoressa Jo si fa voler bene da milioni e milioni di italiani e tutto grazie al suo modo, totalmente spontaneo, di fare TV. Per chi avesse già iniziato a sentire la sua mancanza, la D'Urso si è lasciata andare ad alcune personalissime rivelazioni sulla sua vita privata nel corso di un'intervista rilasciata all'ultimo numero del settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Barbara D'Urso, il Natale della conduttrice più amata dagli italiani, rivelazioni super private. Al momento, la D'Urso non è ancora andata in ferie del tutto. La conduttrice di Canale 5 è infatti alle prese con le ultime riunioni di lavoro, per poi poter staccare definitivamente la spina per un po' di giorni. Barbara ha deciso di trascorrere il Natale, da buona amante delle tradizioni, insieme a tutta la sua numerosissima famiglia. TV Sorrisi e Canzoni ha così dedicato alla conduttrice alcune pagine per poter raccontare nel dettaglio le sue vacanze natalizie. Però nella mia amata Napoli per Natale, e virgola. Il pranzo del 24 si mangia leggeri, tipo le pizzelle fritte, perché poi la sera si fa il cenone, e virgola. Facciamo un gran baccano, siamo una pattuglia di 6 fratelli con figli e nipoti. Barbara D'Urso e la richiesta a Babbo Natale, il desiderio della conduttrice. Barbara è una donna senza dubbio molto fortunata, intorno a sé ha molte persone che l'amano e questo fa sì che ogni anno riesca a raggiungere numeri da record. La D'Urso ormai è parte integrante di milioni di famiglie italiane. A Babbo Natale, infatti, la donna non ha molto da chiedere, se non una particolarissima e dolcissima cosa. Ho l'amore dei miei figli, dei miei amici e del pubblico. A Babbo Natale chiedo che continui a darmi questo.